questo era Barbato con Lividi. Noi abbiamo già in collegamento la prima ospite di questa puntata. Lei è Siria ed è ospite della nostra rubrica La Lettrice Consiglia. Ciao Siria. Ciao a tutti. Siria, tu su Instagram hai un tuo profilo che si chiama Io Viaggio Attraverso i Libri. Ti chiederei di raccontarci un po' di te, di questa tua attività sui social. Sì, innanzitutto ci tenevo a ringraziare Radio CRT per questo invito. E appunto, come dicevi, su Instagram ho una pagina che si chiama appunto Io Viaggio Attraverso i Libri, in cui condivido appunto contenuti legati a una delle mie più grandi passioni, che è appunto quella per la lettura, per i libri. E questo spazio sui social nasce un po' dal desiderio di condividere con altri lettori appunto le mie letture, le impressioni a riguardo, e vuole essere quasi uno spazio, ecco, libero, in cui tutti possono esprimere appunto il loro parere. E la rubrica di oggi, diciamo, verterà, come anticipavo inizio puntata, proprio sui consigli per l'estate. Quindi quali sono i tuoi 5 libri da leggere assolutamente sotto l'ombrellone? Sì, è stato difficile sceglierne solo 5, però appunto li ho scelti alla fine. Partirei subito da una lettura molto leggera, si chiama Amori di Caterina Fiorello. È un romanzo ambientato in una piccola isola della Sicilia che è chiamata Arcudì, e la protagonista qui si ritrova a dover appunto ritrovare se stessa dopo essere scappata dai problemi che l'attanagliano quotidianamente. E quindi Amori vuole essere un po' è una parola che racchiude non solo l'amore che si prova verso un'altra persona, ma anche verso se stessi, verso un luogo che ci fa star bene. Quindi, terminata la lettura, scusate, vai, tranquilla. Non si potranno appunto verrà voi appunto di prendere e partire per un posto bello come Arcudì, dopo aver respirato i profumi tipici di questo posto e aver visto quei colori di questa città, ecco. Bene, bene. Poi andiamo al secondo. Sono in ordine di, non so, le hai messo in un ordine preciso oppure è un ordine casuale? Ma il secondo è un po' legato al primo, nel senso che okay, si rimane sempre in Sicilia, ed è una saga che ho letto, quindi qua in realtà sono 2 libri in uno. È una saga che mi ha tenuto compagnia l'estate scorsa e che secondo me è ottima da leggere in estate, e parlo proprio della saga dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci. E i due romanzi appunto hanno al centro la storia dei Florio, una famiglia che è diventata imponente nel corso dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, e che tuttora è conosciuta, cioè se pensiamo alla targa Florio o al Marsala, per dire. E quindi i Florio sono in grado di conquistare il lettore, perché comunque hanno avuto la forza di costruirsi da zero, di affrontare sacrifici, di insulti, l'invidia della gente, senza però mai dimenticarsi una cosa importante, cioè il legame che li unisce. Quindi sicuramente un viaggio che consiglio di fare ad ogni lettore, ecco. Non solo a chi va in Sicilia, diciamo, questa è storia. Esatto. Esattamente. Ok. Il terzo consiglio, sì, si chiama Timbuktu. È un libro di Paul Auster. Paul Auster è uno dei miei scrittori preferiti perché ha uno stile di scrittura molto particolare e a mio avviso non si può non amare. Timbuktu è una storia di simbiosi tra un padrone e un cane. E la particolarità di questo libro è che viene raccontata dal cane, Mr. Bones, che ha una spiccata intelligenza e in quanto tale dimostra di conoscere gli umani e i loro pensieri. Quindi questa avventura in giro per l'America è in grado di far ridere, ma allo stesso tempo di commuovere.
e quindi non è il solito libro tra il cane e il padrone che ha, diciamo, lo scopo solo di commuovere, ma soprattutto di far riflettere. Quindi io mi sento di consigliarlo se si è alla ricerca di una lettura un po' fuori dalle righe, stravagante e a tratti anche divertente. Bene, ok. Andiamo sugli ultimi due. Esatto. Allora, il penultimo è Zia Mame di Patrick Dennis. E raccontare questo libro è un po' complicato, non è semplice, perché quasi in ogni capitolo succedono cose diverse, quindi succedono così tante cose che se mi mettessi a raccontarle, appunto, non ci sarebbe gusto poi a leggere il libro. Però è importante, appunto, sapere che al centro c'è un personaggio che è proprio Zia Mame, un personaggio stravagante e una donna che a seguito della morte del fratello si ritrova a dover accudire suo nipote. Quindi nel corso del libro vengono un po' raccontati gli anni che i due passano insieme, e questi anni sono un po' fitti di avventure assurde che non potranno, appunto, non strappare una risata a chi lo legge. Quindi un libro che consiglio per la sua leggerezza, per la sua stravaganza e un po' anche per la sua ironia, ecco. Perfetto, perfetto. L'ultimissimo. Esatto. L'ultimo libro è L'arte di legare le persone di Paolo Milone. Questo lo consiglio agli amanti come me dei libri un po' più impegnativi, perché comunque sotto l'ombrellone penso che si possano leggere, appunto, anche storie un po' più complesse, non solo libri più leggeri, ecco. E in questo libro l'autore ci permette di capire l'importanza di legare non solo in ambito psichiatrico come misura contenitiva, ma anche nella vita in generale. Quindi la parola legare diventa una parola positiva, perché così come nella vita, appunto, i legami ci permettono di essere ciò che siamo e ci lega, appunto, alla vita stessa, anche in ambito psichiatrico, citando le parole dell'autore, è un modo per raccogliere i pezzi di una persona permettendogli di riavvicinarsi a se stesso. Quindi attraverso le storie di diversi pazienti e l'utilizzo di uno stile che secondo me si può definire poetico, ci mostra, appunto, le meraviglie anche tragiche della vita. Quindi ci insegna che una persona non è la sua malattia. E ritengo che questo libro sia, appunto, un vero capolavoro, quindi non potevo non consigliarlo perché io l'ho veramente amato. Bene, molto bene. Noi segniamo tutti i tuoi consigli, poi li stileremo in un elenco per chi ci ascolta. Ti ringraziamo chiaramente per essere stata con noi e ricordo a voi Grazie che ci state voi. Ascoltando che potete continuarla a seguire anche per molti altri interessanti consigli su Io viaggio attraverso i libri. E noi facciamo una pausa caffè, così si chiamano le pause musicali, e ascoltiamo una canzone che sta proprio d'estate ed è l'ultimissima dei Pinguini Tattici Nucleari. Foto di paesaggi e non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il guardrail. Da bimbo mi ricordo diavole vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Spaccami come Hendrix con la Stratocaster, fai uscire le mie ansie ma non chiedi il cash. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita, dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi. Noi siamo giovani wannabe, ti dedico le autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del male, guerre lontane. Noi sopravvissuti anche alla fine della storia, voglio incontrarti ancora al prossimo. Sia lontano da me. Nel feed hai solamente foto di paesaggi, e forse è perché sei un paesaggio pure tu. E con
piedi mi disegni dinosauri sopra il vetro dell'Audi, non la pulirò più. E dal tuo nome a un uragano tropicale, ogni telegiornale poi parlerà di te. Sai che si nasce soli e si muore solisti, ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band. E noi siamo la belle époque, che tempismo o'clock, bel teppismo black block che c'hai. Sei la storia Mark Block, un momento a Marcord, dai scambiamoci tutti i guai. Come c'è con me? Lontano da me. E questa era Giovani Wannabe. E intanto ci ha raggiunto in studio il nostro l'autore di questa puntata, che è Nicola Argenziano. Buongiorno. Autore dei Bianchi Cigni e Forse Dolci, novella disonesta, che è un po' il sottotitolo di questo libro, edito da Delta 3 Edizioni, che è una casa editrice diciamo a noi molto vicina anche geograficamente, in realtà. Sì, di Grotta Minarda. E partirei dal principio, cioè, ovvero ti chiederei che libro è il tuo, di cosa parla, qual è questa novella disonesta? Il libro è un noir storico e postmoderno nello stesso tempo. È ambientato ad Avellino nel 1554. C'è un omicidio, un uomo viene ritrovato cadavere in un sacco che contiene, oltre alle spoglie mortali del povero Girolamo Graziano, il protagonista, anche i resti di tre cigni e delle stecche di torrone infilate dove non si doveva. Così comincia il racconto e quindi partono le indagini, un groviglio di indagini, di sospetti, accuse, depistaggi, colpevolezze finte, innocenze pure finte. Ed è uno squarcio su una immaginata società dell'Avellino del 1554, ai tempi di Maria De Cardona. Personaggio interessantissimo, infatti il libro si ispira a questo momento storico, appunto. Una marchesa che ha la fortuna, il caso di diventare contessa di Avellino, il caso anche perché Avellino era periferia dell'impero, quindi c'era poco da battagliare per conquistarla, e diventa una sovrana illuminatissima.